modernizzare. Dopo tanti anni finalmente si fa un concreto passo avanti per il nuovo ospedale. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta la notizia del progetto da 150 milioni di euro depositato a Palazzo Raffaello. La struttura pensata dalla società Insosistemi di Firenze per l'ospedale Marche Nord nel sito di Fosso Signore dovrà servire un bacino di 500.000 abitanti e comprende oltre 500 posti letto, 16 sale operatorie, 3 sale di day surgery e una superficie ad uso sanitario di circa 65.000 metri quadrati. Ha avuto modo di visionare il progetto, il primo progetto che è stato presentato in regione sul nuovo ospedale? No, non l'ho ancora visto, se non sui giornali, però me ne ha parlato qualche minuto al telefono Ceriscioli. Ovviamente sono curioso di vederlo e sono anche soddisfatto che finalmente si faccia sul serio. Siamo ovviamente in attesa di vedere anche quelli che riguardano altre aree, a partire da quello che secondo noi è la scelta più logica, che è Muraglia, dove già c'è un pezzo di ospedale, dove costa meno, dove ha minor impatto, eccetera. Però insomma vogliamo vedere anche questa di Fosso Signore, perché di certo da parte del Comune di Pesaro ci sarà la massima collaborazione affinché l'ospedale si faccia e si faccia il prima possibile. Che lei sappia, c'è già qualcun altro pronto a presentare un ulteriore progetto? Da quello che mi risulta verranno presentati progetti anche su altre aree, compresa quella di Muraglia, Chiarucci e Case Bruciate, quindi credo che verranno presentati anche altri progetti sulle altre aree messe a disposizione dai comuni. Sono molto pragmatico, penso che prima di tutto noi dobbiamo avere un nuovo ospedale unico pubblico, perché non possiamo andare avanti così, dobbiamo avere assolutamente un investimento in questa direzione, altrimenti continuerà a crescere la mobilità passiva e non riusciremo a potenziare la nostra sanità. Penso anche che dobbiamo fare un ragionamento serio sul privato convenzionato, però ecco, io guardo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che è molto positivo che finalmente c'è un presidente che non perde tempo, che vuole farlo, che ha trovato i soldi e che comincia a fare i progetti. Dopodiché, se riusciremo nel frattempo a trovare un accordo tra i sindaci, bene, altrimenti, come abbiamo detto già a novembre, deciderà la regione. A intervenire sull'argomento è stato anche Boris Rapa. Per il consigliere regionale di Uniti per le Marche, il clima che si sta generando attorno all'ubicazione del nuovo ospedale deve essere ricondotto a una partecipazione condivisa e di massima trasparenza prima che si arrivi a un punto di non ritorno. Infatti è bastato il primo progetto per far scatenare le reazioni della politica. I socialisti fanesi credono sia opportuno affidare ad un organo tecnico politico extra regionale il compito di eseguire uno studio per capire quali sia il sito migliore. Noi Giovani per Fano crede invece che il presidente della regione Ceriscioli debba avere il coraggio di riconoscere sia le inefficienze dell'amministrazione sanitaria che il valore del sito di Chiaruccia. Non faccia l'ex sindaco di Pesaro, si legge in una nota, e spinga per una riorganizzazione al servizio dei cittadini che lo hanno eletto. Per il Partito Comunista d'Italia Federazione di Pesaro e Urbino, Fosso Signore non è il luogo adatto per costruire il nosocomio. Lo dimostrano, fanno notare, i recenti interventi di assesto del manto roccioso, che provoca spesso frane a ridosso della strada provinciale della Statale 16. Inoltre è una zona scomoda da raggiungere se si proviene dalle varie aree interne della provincia, a differenza di Chiaruccia, facilmente raggiungibile dall'entroterra e da Pesaro. I comunisti inoltre lanciano un appello a tutte le forze politiche affinché venga fatta una mobilitazione in favore della sanità pubblica.